Salve, bentornati o benvenuti, io sono Salvo e oggi vi parlo di nuovo di Son Off. Praticamente dobbiamo finire la serie dei Son Off Zigbee che ho comprato apposta per farvi tutte le serie. Niente, oggi parliamo di questo contatto di temperatura e di umidità. Praticamente questo contatto qui, questo sensore ci controlla sia la temperatura interna di una stanza che anche l'umidità, quindi se c'è troppa umidità o poca umidità possiamo andare a fare delle scene. Infatti ora andremo a vedere che tipo di scena ho fatto. Ho fatto una scena molto semplice, ora poi la vediamo. E quindi mettete che questo uno, ognuno di questo andiamo a mettere dentro una stanza e ci andiamo a gestire le nostre stanze. Che cosa potrebbe servire? Servirebbe a, se vogliamo, una stanza sempre con la stessa temperatura e con la stessa umidità, possiamo mettere un deumidificatore o un condizionatore o un riscaldamento per la vostra stanza e tenerla sempre costantemente a quella temperatura. Mettiamo che la vogliamo a 23 e la teniamo a 23 giorno, notte e tutto il tempo. Questo lo può fare questo aggeggino qua, che è un aggeggino Sonoff Zigbee a batterie. Ora andiamo a vedere direttamente al banco come funziona e come si fa il pairing. Facciamo una piccola scena. Bene, a questo punto vi chiedo di iscrivervi qua sotto al mio canale. Ho aperto un canale YouTube, un secondo canale, quindi vi lascio anche il link qua sotto. Iscrivetevi anche al mio sito, al mio canale Telegram Discussioni e canale Telegram delle offerte, dove mi potete anche aiutare e sostenere il mio canale. Condividete con tutti e ora sì. E allora ragazzi, andiamo a fare l'unboxing di questo prodotto qui. Praticamente è un sensore di temperatura o di umidità, sensore. Andiamo a vedere, questa è la scatolina, è sempre Zigbee, quindi funziona con questa scatoletta che, vi ripeto, questa scatoletta, se non c'è questa non la potete mai accoppiare. In pratica questo è l'hub per tutti i dispositivi Zigbee della Sonoff. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, dentro troviamo il manuale, il nostro Sonoff Pass, sempre l'adesivo, e non c'è altro che un dei fori dove prenderà la temperatura e un pulsantino dove si andrà a fare il pairing o vedere se è vivo. Praticamente da qua, da questa parte, è dove c'è la batteria, perché queste apparecchiature funzionano a batterie. E niente, non c'è più niente. Il sensore di temperatura si vede da questo simboletto qua. Andiamo ora ad aprirlo e vediamo la batteria. Ok, andiamo ad aprirlo, basta alzare qui e si apre. Qua c'è la nostra batteria, perfetto. La batteria è una bellissima batteria, grande, bella, grossa, ed è una 2450, la danno già in dotazione con il dispositivo. Andiamo a chiudere tutto. Per chiudere tutto dovrebbe essere così. Ok, e lui già è pronto. Schiacciando questo non esce niente. Perfetto, ok. Andiamo ora a fare il pairing e andiamo a vedere cosa si può fare con questo tipo di Sonoff. Allora, quello che dobbiamo fare, dobbiamo andare ad aprire il nostro hub. Ok, già vedete che già ci sono alcune cose che sono state già aggiunte. Dobbiamo andargli a dire add. Lui teoricamente dovrebbe andare a fare il pairing. Se per caso vedete che non funziona, tenete schiacciato per qualche secondo questo tastino. A un certo punto vedete che c'è una lampadina rossa che lampeggia qua sotto.
e lui è pronto per fare il pairing. In questi secondi, niente, che cosa vi devo dire? Un sensore di temperatura o di umidità l'ha trovato. Allora, ragazzi, io lo so che già possiamo andare a fare next, però non lo faccio perché voglio farvi vedere che fa tutto il giro. Se voi volete andare già a next, dopo che ha trovato il dispositivo, lo potete fare benissimo. Io lo faccio per una questione di essere, preciso sul video. Quindi aspettiamo che finisce. Voi potete andare direttamente sul next. Tanto 12 secondi non ci cambiano la vita. Ok, cosa fa questo dispositivo qua? Niente, ci misura la temperatura della stanza e l'umidità. Confermiamo. Ok. E andiamolo a prendere qua. Allora, intanto entriamo e vediamo che già ci dà 21 gradi di temperatura e umidità 59,7%. Il device si chiama 010079. Cambiamolo, ne cambiamo il nome e gli mettiamo sensore di temperatura. Poi ovviamente lo potete chiamare come volete voi. Allora, social locale, ma non ci interessa, mettiamo altro. Ok. E niente, a questo punto abbiamo il nostro sensore di temperatura e vediamo che cosa ci abbiamo. Abbiamo la temperatura a 21 gradi e 3 e l'umidità a 59,7. Cosa possiamo fare? Niente, quello che possiamo fare su questo tipo di temperature possiamo mettere, facciamo finta che siamo in estate, gli possiamo dire che a 30 gradi possiamo fare attivare il nostro condizionatore, oppure in inverno possiamo fare attivare la nostra caldaia per riscaldare il nostro appartamento. Niente, questo era tutto quello che poteva fare. Ora facciamo una piccola. Io non c'ho né condizionatore né caldaia. Qui faccio una piccola scena dove faremo accendere e spegnere un son off. Una cosa semplicissima. Magari mettiamo la lampadina, la facciamo accendere e la facciamo spegnere. Ok, ragazzi, ora andiamo a utilizzare questa lampadina qui, che è praticamente questa lampadina, la usiamo come se, siccome non abbiamo il condizionatore, la usiamo per avvertirci che c'è caldo e quindi facciamo finta che si attiva il condizionatore o si spegne il condizionatore. Quindi quando si accenderà perché il condizionatore si accenderà, che significa che il condizionatore è partito, e quando si spegnerà si è spento il condizionatore. Quindi è semplicissima, una scena semplicissima. Quindi ora andiamo a prendere questa lampadina, sempre link in descrizione di questa lampadina, una simpatica lampadina, e la andiamo a collegare direttamente su un portalampada. Ok, andiamo sullo smartphone e aspettiamo che si configuri la lampadina. Lei è sempre una lampadina wifi e quindi aspettiamo che si collega. Allarghiamo un poco. Ok, la nostra lampadina si è collegata, l'andiamo a spegnere. Potete vedere anche accende e spegne. Ok, allora cosa dobbiamo fare? Facciamo delle scene. Andiamo su scene e gli diciamo di add. Premiamo su if più e gli diciamo che lo smart device, quindi il sensore di temperatura, quando c'è la temperatura più alta e il grado di temperatura, quindi l'andiamo a scegliere noi. Ci mettiamo in questo caso 23 gradi perché dobbiamo fare tutte cose. Si deve accendere la lampadina smart in on. Ok, e la salviamo. Ovviamente qua metteremo lampada on. Ok, e questa è la prima. Ora devo fare la seconda scena per quando arriva a sotto la temperatura, sotto i 23 gradi. Quindi sotto i 23 gradi la facciamo spegnere.
quindi facciamo più, gli diciamo sempre di nostro device sensore temperatura, la temperatura, e mettiamo meno 23 gradi, lui si deve spegnere. La salviamo, salviamo, andiamo a prendere cosa? La nostra lampadina, mettiamo in off e salviamo. Salviamo, lampada, off e salviamo. A questo punto abbiamo fatto la nostra scena, lampada off e lampada on. Ora torniamo indietro e andiamo a vedere che la temperatura in questo momento è 21 gradi e 8. Ovviamente questo si può fare anche con l'umidità. Se avete un deumidificatore lo potete fare attivare o disattivare come piace a voi, a vostro piacimento. Quindi in questo caso andiamo a far aumentare la temperatura. Basta mettere la mano sul nostro contatto, sul nostro sensore di temperatura e aspettare qualche secondo che salga la temperatura. Ok, la temperatura si è alzata e si è accesa la lampadina. Ora dobbiamo farla raffreddare. Per farla raffreddare dovrei soffiarci o fare dei movimenti, perché non saprei come farla raffreddare. Quindi a 23 gradi e 4 lui si è accesa. Ora l'ho dovuto soffiare un po' di aria calda e la facciamo spegnere ora con meno di 23 gradi, quindi mancano. Vediamo se scende, dai, meno, dai. Ok, siamo a 22,9 e siamo scesi di temperatura e ovviamente si è spenta. Questa era una scena, quella che potevate fare anche voi, semplicissima. Ora qua c'è umidità al 100% perché ho dovuto soffiare dentro l'apparecchiatura. Però è un'ottima funzione. Mettete ne mettete uno di questo in ogni stanza e vi potete controllare tutte le temperature. Quindi, se avete bisogno di una temperatura stabile, la potete fare sia con riscaldamenti che sia anche senza riscaldamenti, ma con il condizionatore. Quindi è un ottimo prodotto, veramente ottimo. Poi, ripeto, sono Zigbee, quindi non consumano niente, vanno a batteria, li montate dove volete. E avete questa cosa per sistemare la temperatura dentro la vostra stanza. Ok, abbiamo visto che cosa può fare questo sensore. Ottimo, direi, questo sensore mi piacciono, tutti questi piccoli sensori, mettete uno ogni stanza, vi gestite tutto. Poi lo possiamo accoppiare con il pulsante, lo possiamo accoppiare con qualsiasi prodotto che vi ho fatto vedere, anzi che vi ho linkato, vi lascerò anche qua sotto tutti i link. E cosa dirvi? Secondo me sono ottimi. Ok, ragazzi, a questo punto vi chiedo se sono stato utile di mettere un like verso sopra, di registrarvi al mio sito, al mio canale Telegram Discussioni. E condividete con tutti. Ho aperto anche un nuovo canale YouTube dove vi potete anche registrare, dove farò qualche cosa veloce. A questo punto mi resta solo di salutarvi e al prossimo video. Ciao e grazie.